Bella ragazzi da Cico Gamer, siamo qui per Spezza Napoli. Prima di cominciare il video lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e andiamo dentro per Spezia Napoli. Cominciata Spezia Napoli. Nicolau, dai con l'ultima. Matteo Politano 1-0 1-0 Politano. Sei Piotr Zielinski. Piotr Zielinski 2-0 2-0 Zielinski. Sei Zielinski. Sei 3-0 3-0 Diego Demme 3-0 Demme. Kivior la spizza, Erlich la tocca, poi non è stato dato l'angolo, rimessa dal fondo, ma comunque occasione per lo Spezia che prova a reagire al 39esimo. In tuffo spinge in porta il pallone del 3-1 3-1 la posizione dell'albanese a giudicare della sua reazione. Sì, a giudicare soprattutto con la velocità che l'assistente ha sollevato la bandina, però fuori gioco dello Spezia diverso, che ha voglia di riprendere in mano questa partita. Fuori gioco uno della metà campo offensiva, vuole annullato allo Spezia. Sembra che i giocatori offensivi dello Spezia abbiano voglia di riprendere in mano proprio questa partita. Sì, vediamo nel tocco di Agudelo, sembra leggermente gol annullato, si rimane su 3-0. Facendo questo check proprio 10 minuti di recupero. 55esimo, Agudelo recupera dopo aver messo 10 minuti di recupero. Abbiamo visto Manai chiedere la palla al compagno, però è un peso culinario, un giocatore forte fisicamente. Nel momento in cui si è visto fine primo tempo 3-0. Non ci becchiamo nel secondo tempo. Incomincia il secondo tempo. Dietro Manai, che giocherà monito in questa partita per il Napoli con 10 decisioni diversi. Cambio per lo Spezia. Azzera la fretta e cancella le distanze. Su navi ancora più comode, spaziose ed ecologiche. Vai su grimaldilines.com. Grimaldi Lines. Libera la tua voglia di viaggiare. Applausi per provvedere, sentiamoli. Coro e applausi per provvedere, debutto in Serie A per Petar Zocco, il ventenne, la sua prima presenza in Serie A. Il saluto di provvedere, che si prende l'affetto dal picco, dentro anche Kovalenko al posto di Antista. Fuori Politano, dentro Insigne. Tre cambi che sono forse un lusso. Fuori Zielinski, dentro Mertens. Fuori Petagna,
dentro Osimhen. Per la fase offensiva del Napoli, oggi decide anche di dare questa passerella a tutti i suoi giocatori d'attacco, soprattutto i giocatori che sono stati fondamentali. Fuori Demme e Meret, dentro Anguissa e Marfella. Ha tenuto in gioco proprio il giocatore. Traversa per lo Spezia. La voglia di Verdi ancora a incidere, anche se mancano pochi minuti, la voglia di mettersi in mostra è venuto all'interno del campo per cercare di liberare il sinistro, di calciare verso la porta, però poi gli hanno giocatori di Napoli, gli hanno chiuso completamente lo spazio e poi forzare soprattutto, aspetta il movimento di Osimhen per metterlo in velocità. E nel momento in cui la palla decide di non forzare proprio le giocate proprio per tenere in possesso il pallone. Osimhen ha cercato Insigne per dargli l'ultimo pallone, rientra Insigne, ancora Insigne, caccia Murato, è scaduto il 90esimo, guarda il cronometro Marchetti, ma lascia ancora giocare Kovalenko, tiene palla, apre per Verde, guarda la porta e prova a piazzarla, calcia sul fondo, interfischia Marchetti, finisce qui il campionato di Spezia e Napoli, vince l'ultima la squadra di Spagna. Partita finita, finisce il campionato, ci vediamo l'anno prossimo con il campionato. Lasciate un piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram da Chico Gamer. Bella raga!